comunisti. Buonasera. Perché io li chiamo, questo è il loro nome e il loro cognome. Sì. Comunisti. Comunisti. Buonasera, ministro San Giuliano. Comunisti. Sì, ma a chi si riferisce? A lei, che a milioni di comunisti, ma come lei, ancora infestano questo paese. Infestano, ma gente che nonostante più. Il crollo del muro di Berlino, anziché forchetta e coltello, apparecchia la tavola con la falce e il martello. Ma dove li vede? Ma dove sono? Mamme, che la sera ai figli nel lettino gli rimboccano la bandierina rossa. Ma non è vero, guarda. Comunisti che frignano. Ma dove li trova? Frignano. Ma chi? Nostalgici del passato regime stalinista. Ma dove sono? Che ma... abbiamo avuto in Italia dal 1922 al 43. No, quello è stato regime fascista, scusi. Questa è una falsità è che fino ad oggi hanno insegnato nelle scuole. No, ma è la realtà. E non si sa che sono egemonia dei comunisti. Ma le scuole. Tanto che i bambini sono indottrinati a chiamarsi fra loro compagni di classe. Ma no, ma cosa capisce? C'entra? Compagni, lotta di classe. Ma no. Parole loro. Ma si è sempre detto compagni. Nelle messe scolastiche non c'è neanche un'insalata russa. Ma sì che c'è. C'è l'insalata sovietica. Ma perché deve inventare? E mentre i bambini mangiano a mensa, i comunisti mangiano i bambini. Ah, ancora. Per questo le classi sono mezze vuote. Ma non è vero, guardi, sta dicendo. E poi nelle mense gli danno il caviale. Ma magari. Quel ma magari. Caviale della Gauche Caviar. Ah sì, vabbè. Che hanno sulle loro terrazze. Ma non è, guardi. Tutte pavimentate a caviale. Ma si riferisce dove ai radicali. Dove ballano il casacioc. Ma cos'è? Guardi qui. Cosa guardo? Cosa? È questo, cos'è? Guardi, cos'è? Guardi questo. Cos'è? È un invito a me. Sulle loro terrazze. Va bene, inviteranno, lei è ministro e quindi. Mi hanno invitato. Ecco. Anche stretta la busta. È stretta la busta. Sulle loro terrazze. E cos'è? Come la signoria vostra è invitata a ricevimento sulla terrazza. Sì. Con cena in piedi. Parata di giudici comunisti. Che non esistono. Sul red carpet. Sì. Di Fogli di Fatto Quotidiano. Ed è vero quell'invito, immagino. E idolatria delle effigi di Lenin e degli zar. Ma dove sta capisce? Questa? Ma cosa? Ma io a questo dico no. Anche perché non esiste. E poi no. No, va bene. Anzi dico niente. Ulla, niente. Perché il russo. Il russo è l'unica lingua che capiscono. Mamma mia. Ma io col bacco. Sì. Che ci vado? Che bella. Ha capito il gioco di parole? L'ho capita. Io non frequento terrazze, semmai frequento i balconi. Ecco. Dove ecco. Ci si può facciare impettiti. No. Per parlare alla gente autentica. No. Gente di cielo. No, di mare e di terra. Ma no, così scusi, nostalgico sembra lei. Ecco, questa è un'accusa da comunista. No, non è comunista. E se non è comunista allora lo dica. Ma perché? Lo dichiari che è anticomunista. Lei lo dichiara che è anticomunista. Ma perché devo dichiarare? Io tanto la vedo. Che sta suonando Guccini con la balla laica. Ma quale balla laica? Comunque io tutti non... Tutti i comunisti! Guardi, per esempio, io non ho problemi a dire che sono anticomunista, però lei si dica antifascista. Ma certo che sono anti! Ah! Io lo sono doppio anti! Cioè? Io sono anti-antifascista! Allora no, però nei scusi. Corridoi della RAI! Non sa quanti comunisti ho incontrato. Ma quando? Ma aprivo uno stipo, un comunista alla macchinetta del caffè. Certo. Il resto in rubri. Il rubri. Prima certo. Del nostro arrivo in Rai. Nostro arrivo in Rai. In Rai, sì. Dentro ai pacchi di Amadeus. Cosa c'era? Si annidavano operai bolscevichi che uscivano con il libretto rosso di Mao in mano. Non si è mai visto, guarda. Nell'acquario di Fazio. Cosa ci ha fatto? Nell'acquario di Fazio. Sì. C'erano solo pesci rossi. Ma non è vero. È un caso. No, mi scusi. È un caso. Guardi, posso dire, tutti questi comunisti li vede solo lei. Ah, sì. Eh sì. Li vedo solo io. Ma certo, dove è l'egemonia culturale, allora. L'egemonia dove la mette? Dove la mette? Vabbè, forse un po' di egemonia culturale, ma... È ora. Stia calmo. Di dire basta. No, non lo faccia. Con i comunisti che frignano. Ma dove sono questi comunisti? No, ma che frignano? Perché vogliono che li sovvenzioniamo i film. Ma non sono i comunisti. I film che fanno 14 spettatori. Vabbè, ci sarà qualche film. Adesso è il momento di sovvenzionare i nostri registi. Va bene. La nostra gente di cultura. Va bene, ammesso che ci sia stata un'egemonia culturale di sinistra, faccia qualche nome da sovvenzionare, no? No, dicevo, faccia qualche nome di regista di destra. Certo che li faccio i nomi. Li faccia.
Cosa c'è? È un attimo! No, perché dico, mi lascia il tempo di pensare ai nomi! Vabbè, ma li avranno? Ecco! Ci sono, quindi. Il grande Pasquale Squitteri! No, è morto, eh. È morto. Zeffirelli! Pure. È morto, sì. Non mi dirà che D'Annunzio sì, è morto! È morto, ma mi spiace. Non sarà che la cultura di destra non è mai nata? Forse. O l'hanno ammazzato i comunisti! Ma se le piace pensarla così. Frignano! Va bene, buonasera.